Lei è trasteverino al Via 100%. Orti da Liberti al sono 100%. Nato, al 100%, sì. Mi racconta sua mamma? Sua mamma, mia mamma, noi i Funari sono stati tutti romani, hanno sposato tutte donne che non erano romane. Ma sua mamma come si chiamava? Laura. Che ricorda di sua mamma? Era una delle donne meno intelligenti che abbia mai conosciuto. Non so se mio padre l'ha sposata perché era poco intelligente, mi viene il dubbio. Mio padre era un uomo intelligentissimo, una donna molto dura, questo anche mio padre, che ho conosciuto soltanto a 12 anni. Vuoi sapere perché? Perché i primi 12 anni della mia vita sono stati infernali, perché loro erano fascisti, antifascisti, quindi hanno sofferto il fascismo e il nazismo come pochi. Quando nel 44 giugno arrivarono gli americani, io conobbi i miei genitori, perché divennero dolci e permissivi. Suo nonno era il cocchiere di Pio IX? No, il nonno di mio padre, ah, non il cocchiere di Pio IX, sì. Di Pio IX. Noi avevamo l'appalto dei trasporti del Vaticano, avevamo le scuderie alla Lungara, via dei Riari, via, io conosco via Riari, via Orta Liberte, via delle Mantellate. Nel 1870 andò fuori fiume e il fiume allagò tutte le scuderie. A quei tempi non c'erano le assicurazioni, morirono tutti i cavalli, si sfasciarono tutte le carrozze, diventammo poverissimi. Rappresentante per varie aziende, dai 20 ai 25 anni. Dalla Manetti Roberts e poi della Salus che vendeva San Gemini, Fianciano e Chiuggi. E poi dai 25 ai 36 anni fa la vita. Il croupier di casa. In Estremo Oriente andò. Sì, e ti spiego anche perché mio fratello era comandante della tenenza dei carabinieri di Aosta e aveva come giurisdizione San Vincent. Conoscemmo ed era suo amico un ispettore che mi insegnò a tagliare il 340 e a lanciare la fish. Mister Piombo disse: perché non fa questa esperienza? E andai lì. Rimasi 11 anni, però venendo spessissimo in Italia. Le piace giocare d'azzardo? Assolutamente no, mi piace far giocare. Nella vita però gioca d'azzardo. Io ho sempre giocato d'azzardo. Me lo disse Cossutto una volta, che disse che il mio talento era quello che per ogni stagione televisiva ripuntavo tutto. Sì, mi piace giocare con la vita. Ora sta ripuntando tutto. Non lo so. Perché si sta aprendo una nuova stagione televisiva. Non mi sembra so, di aver non capito. Non lo so perché dicevo. Adesso ho un grande problema di cuore. È innamorato. Vabbè. Di più. Le è successo già altre volte o no? No. Io non sono stato. Allora, stabiliamo questo fatto. Io non sono stato mai donnaiolo. Le donne che ho incontrato erano o maiole. Io ho detto che però è già stato innamorato. Cioè? È strano, nessuno l'ha pagato. Quando avevo 19 anni, non so se era. Che faccio? La racconto? Quando avevo 19 anni. Aspetta, più la serie. Ti preannuncia. Io lo volevo dire alla tua redazione quando mi ha telefonato. Quando avevo 19 anni ho avuto un rapporto con una signora che ne aveva 29, travolgente. Una sera sono entrato in un locale, questa signora si mise a parlare con il direttore. Dall'altra parte del locale c'era una ragazza bruna con una frezza bianca. Io stavo con un signore che capì che non era un suo compagno, ma poteva essere un zio o un parente, gli feci segni se ballava. Io ballai, ma invece di un ballo ne feci una trentina. Quando ritornai, la signora se n'era andata, leggermente innervosita. La raggiunsi nella sua dimora e trovai la valigia fuori dalla dimora. Io me ne andai, arrivai all'aeroporto, la signora arrivò un quarto d'ora prima che partisse l'aereo, e mi dette sei rivolverate. Sei rivolverate? Sì, ma preso pure le strisce. Per fortuna. Cioè, t'ha sparato? Sì, ma sparato. Pum, 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 pum. Basta. E quindi diventai un attimino timoroso delle reazioni femminili. Di lasciare. Un grosso trauma. E allora da quel momento non ho mai capito se mi hanno lasciato o mi sono messo in condizioni di essere lasciato. Che era più tranquillo. Che era più tranquillo. Cioè, anche perché come tu saprai io ho avuto un matrimonio di un anno, 11 rapporti da 3 e un matrimonio da 11. Sembra uno che va al supermercato, sì. Fa... No? Giocarli all'otto, bisogna giocarli all'otto, com'è? Sì, no, ho avuto un matrimonio da uno dove è nata uno. Carlotta che tu conosci. Certo, uno, esatto. Poi 11. Poi 3, poi ho avuto 11 rapporti da 3 anni, in mezzo un rapporto da 11 che non è finito perché è cessato l'amore, ma è finito perché lei si è spaventata. Quando mi occupavo di politica, delle lettere di minacce, lei ha preso il panico.
questo vuol dire. Adesso sono single. Cioè, la verità è che tu hai detto sto attento perché sei uno a rischio di vita perché ti hanno sparato. Sì, la prima impressione è terribile. È brutta. Insomma, tu dove sarà? Il check-in, dove ti ha affrontato questo? All'aeroporto, entrando all'aeroporto. Ah, entrando all'aeroporto? Sì, pure sparato. Che ha fatto? Gianfranco, pom, pom. No, ci sei arrivata, manco già ce l'aveva visto la mano. Sì, sì. Tosta, ti hanno sparato mai a te? Non devo mai parlare, lo sai, per un rispetto nei confronti della signora perché poverina è morta. E dato che era 10 anni più di me... Io ho avuto anche la tentazione di farmi frate, ho una certa disposizione alla spiritualità. Beh, io darei dei soldi per vedere te frate, Cioè, ma quando è che hai pensato di farti frate? E quando, intimorito dal rapporto con le donne, non affondavo il coltello nella piaga o il dito, oddio, questo no, dicendo, E avevo un certo disinteresse perché ero intimorito, poi è passato. Ed è cominciata quella cosa, sì, sì, 11 sì. da 3, 1 da 1. Sì, ma non è da supermercato, perché in effetti, avendo cambiato molti mestieri nella vita, tu sai che ho iniziato a fare questo mestiere, io ho due ricordi, quello del mio inizio di mestiere, quando avevo 36 anni, un tuo ricordo di un amico carissimo, io stavo in fondo, e entrò una coppia di sposi, Renzo Palmer, ed era una tua commedia, sbaglio? Sì, il marito adottivo, sì, è vero. Lo vedi? Ricordo. Vabbè. Però, cioè, poi proviamo, sai, mi presenta una cosa, che io ho amato sempre disperatamente le donne, perché le ho amate come nonne, come madri, come tintore, come governante. Come tintore? Se c'è la tintoria della donna che funziona, poi fa meno della donna di servizio. Cioè la camicia stirata vale più di... Sì, sì, prende la biancheria, l'attacca al mantico, l'ho amata come governanti, l'ho amata come zie, come fidanzate, come mogli, come amanti. Come dirigenti e soprattutto come collaboratrici in televisione. Le mie redazioni erano sempre al femminile. Va bene, allora il lasciarsi, questo è il tema. L'arem? Sì. Ma l'arem. No, è attraverso l'arem. L'arem. Bello, io ho avuto delle storie vere perché non tradisco. Ma lo so quanto ami, il mio problema. So. Non mi piace tradire, mi piace consumare. Di conseguenza, quando è finita la storia, lui lascia o sì. si fa lasciare. E certo. E questo è il punto, no? Certo. Se poi vogliamo parlare dell'amore, allora le posso dire che io ho amato una sola volta, che non credo assolutamente che l'amore della coppia sia di prima qualità. Le coordinate non sono mai il grande amore, ma sono interessi, esigenze, la somma di due miserie, la voglia di avere dei figli, il grande amore è dei principi. I principi dell'anima. Io ti sento un po'. L'amore degli amanti. Io non sono principe, però sono per un grande amore. Allora, sentiamo, Margiullo, che dici? Cioè, io non sono un principe. Ah, Marzullo, tu credi di aver avuto dei grandi... Hai mai vomitato perché lei se n'è andata? No, se n'è andata perché... No, io ho anche vomitato perché lei mi faceva soffrire, non che se n'è andata. Questa è una cosa diversa, il grande amore, il vero grande amore è... determina sofferenza fisica. Sì, ma io non penso anche quando non ci sono controversie. Ma non penso che i grandi amori si basino su collaborazione. Ma c'è i capelli troppo lunghi di essere uno che ha avuto un grande amore. Come? Capelli. Sì, certo. E perché? È perché quelli con i capelli lunghi non c'hanno i grandi amori. Chi l'ha detto? Te lo dico io. Ho letto che, i calvi non subiscono i tradimenti, c'è stata un'inchiesta, ma non che quelli... Non diciamo ipocrisie, ci si sposa per quale motivo, ci si mette per quale motivo insieme? Perché c'è un grande amore, ma non... Funari, diciamo. Per amore io forse... Ci si illude. Per l'illusione, va bene. Siamo innamorati dell'amore. L'illusione, sono d'accordo. I grandi amori non finiscono. Lo so. I grandi amori rimangono nel cuore. Sono gli amori infelici che non finiscono mai. Scusami, sono gli amori infelici che non finiscono mai. Lo dice un grande autore che è Maray. Nell'eredità di essere. Sì, ma dato che noi in Italia parliamo sempre per citazioni, nel senso lo dice quello. Però scusa, il grande amore non è della vita di coppia. Hai ragione, però posso dire una cosa, tu prima hai detto che quella signora ti ha messo le valigie. Stavo a Milano, sono stato 11 anni, 25 a Milano, ho conosciuto 20 persone, sono venuto a Roma. Sono 20 coppie quelle che conosco io sposate, a oggi ce ne fosse una che non si mette le corna. Vabbè. Una. Ma vabbè, io con tutte le ho conosciuto io. Non capisco. Perché l'amore vero, già l'ho detto da Costanzo, è dei principi, anzi vorrei dire ai telespettatori, quando dico che l'amore vero è dei principi, non mi riferisco ai nobili,
ma ai principi dei sentimenti, delle sensibilità, della fantasia, della creatività, dell'espressione, del calore. Se non sei principe di queste cose, te puoi accoppiare. Quindi, non te puoi in innamorare. Questo momento lei è un po' principe. Io sono sempre un principe. Qualche volta non riesco a completarmi con la compagna giusta. Ci sono alcuni programmi che favoriscono anche l'incontro tra un uomo e una donna a quest'ora di notte, dicono. Guardando me e te? No, no. Mi sembra difficile. No, Dio. Sì, può darsi, ma quei programmi non si vedono. Intanto, perché grazie. L'amore è nella testa, il sesso è nella testa. Poi ne parliamo anche, certo, di questo. Intanto, come va? Bene, sì, a lei sì. Va benissimo. No, io domando a te come va, tu non ti preoccupare, che a me vado bene, a me ci penso da me. Ah, lei diceva sì. Come andava da quel sì. Punto di vista? Bene. Benissimo. Anche a lei? Sì, perché... ma così sai, lei... sono modesto. Lei poi è ancora relativamente giovane, quanti anni ha? Lei la dice la sua età o no? Sì, siccome no, sono del 21 marzo del 32 e ho 67 anni. La vedo in grande forma e questo mi fa molto piacere. Io sono stato sempre in grande forma perché ho vissuto come ho voluto, pagando grossi biglietti, grossi costi, però sono sempre andato a letto facendo ah, che soddisfazione che mi sono levato oggi perché mandavo. Perché ha avuto qualche problema di cuore, di salute qualche anno fa. Sì, ma quello della salute era prevedibile perché ho avuto una vita intensa. Tu devi pensare che quando facevo il direttore di Casinò, una cosa che mi è rimasta sempre impressa, io ho lavorato 1386 giorni di seguito, senza un giorno di festa, 12-13 ore al giorno. Presi un aereo, tornai a Roma e mi ricordo che dopo 48 ore mio padre voleva farmi ricoverare perché davo i numeri. A proposito di lavoro, lei questa notte è tornato qui a Via Teodada, ha mai lavorato qui, è proprio a Via Teodada in questa palazzina? No, ho fatto Jolly Gol 15 anni fa, 12 anni fa, che era un po' l'anticipo di quello che oggi fa Fazio. Cioè, io ho lavorato tanto perché mi hanno cacciato via tanto. Però è sempre tornato. Stavolta ci ho messo un po' di più, ma credo che ritornerò se avrò voglia. Però questa volta, se mi chiamano, rifletterò, perché la televisione che fate, e chiedo scusa se dico che fate, non mi riguarda più, nel senso che la televisione per me è soltanto la gestione dell'imprevisto. Per esempio, fa conto che adesso io impazzisco, Marzio, ti do un cazzotto in mezzo alla fronte, tu caschi, se loro lo riprendono va bene, perché dici perché gli ha menato? Per scherzo, ma questo è un imprevisto, la gestione dell'imprevisto è la televisione, tutto oggi è prevedibile, non a caso, il calcio la fa da padrone perché l'imprevisto è il gol. Ma lei non mi menerebbe mai però. No, mica adesso, forse dopo la trasmissione. No, scherzo, io non sono assolutamente un violento. Lei è stato sempre capito, Funari, o qualche volta non è stato capito? A me non mi interessa di essere capito, a me mi interessa di realizzare quello che voglio fare. Se poi capiscono non me ne frega assolutamente niente. Le manca qualcosa in questo momento della sua vita, Funari? Lei sembra, e lo è, un uomo sicuro, un uomo che ha avuto tantissimo, lo dice sempre, dalla sì. Vita. Ecco, ma che cosa le manca? E quali sono i suoi momenti di debolezza? Le capiterà di piangere? Le è mai capitato di piangere? Sì, certo. Io sono estremamente sensibile in questo senso. Dunque, io sono un uomo molto sicuro di me, con dei cedimenti. Ti può sembrare strano la mancanza dei genitori. Ma ho un grosso difetto, terribile, che è il limite di un uomo. In una società moderna non ho paura di niente e questo mi mette a rischio perché la mia non paura mi porta al limite dell'incoscienza. Uno dei motivi per cui amo molto amare, che mi fa ritrovare per rispetto della compagna che amo questo limite di incoscienza. Ha molti nemici secondo lei? Perché ride? Ma perché, vabbè, lasciamo perdere. Non sono i politici contrariamente a quello che tu pensi. Oggi come oggi sono i giornalisti televisivi a cui scippai il ruolo nel 94 e se lo sono ripreso violentemente, rubandomi non soltanto il posto in palinsesto, che quello non considero un furto, ma può essere un merito, ma rubandomi il talk show, mi hanno scippato il talk show. Quando io ho cominciato a fare informazione politica, in questi istituti c'era un leader, un uomo dei numeri e l'ufficio stampa, poi c'era un bancone dietro dei giornalisti. Prima domanda e seconda domanda. Io ho sconfitto questo mondo, l'ho reso vibrante, non me l'hanno perdonato, me l'hanno scippato il ruolo che avevo scippato a loro, però mi hanno scippato anche il talk show. Questo la storia della televisione lo dovrà dire.
Cari amici, come nostra consuetudine a quest'ora, subito dopo la nostra sigla, noi continueremo a parlare con Gianfranco Funari, cercheremo di farvelo conoscere ancor meglio e ancor più da vicino. Una canzone per conoscerlo meglio. Non abbiamo fotografie. Sì. Lei non le ha le fotografie, non le va a rivedere? No, io sono pieno di fotografie a casa, ma dato che ero in giro per l'Italia, noi ci siamo incontrati. Qual è la fotografia che le piace di più? Ecco, se lei questa notte... Sì. Voleva farci... vedi, caro, ci sono due fotografie che a me che amo molto. Disse a mio padre e a mia madre, scusa se ritorno sempre sui genitori, dissi: papà, come vorrei avere una tua fotografia quando ti sei sposato. E lui mi disse: Gianfra, ma quando mi sono sposato io, le fotografie si facevano i ricchi. Quella a me manca, quella amo di più. Una canzone per conoscerlo meglio, Giovanna Bizzarri, pronta, brava, sorridente, bella come ogni notte, per intonare la melodia scelta da Gianfranco Funari. Il sogno ricorrente di Gianfranco Funari, se c'è, al telefono la dottoressa Adele Fabrizi, una psicologa, una psicoterapeuta. Grazie ancora Funari. Che sta pensando Funari? Stavo pensando alla ragazza, come utilizzarla in un altro posto. La vuole scippare, qui in diretta, la vuole portare no, via. No, perché ho visto un ambiente dove lei starebbe molto bene a lavorare. Ma può fare quello e quello. Certo, cioè, ma perché fa un dispetto a te. Le piace stare davanti alla telecamera? Non è che a me piace stare davanti alla telecamera, è la telecamera che gli piace riprende me. Via con la sigla, ci vediamo tra un attimo. Ecco la sigla di Sottovoce. Di Sottovoce, di nuovo in compagnia di Gianfranco. Ti volevo Funari. Fare i complimenti per questa sera, perché questo cantautore non ha avuto poi nella carriera Edoardo un seguito, e questo pezzo come lo fa lui non l'ha mai fatto nessuno. È una bella... ha una tonalità, è stupendo, stupendo. Come si conquista uno come Funari? Sul lavoro, nel privato? Ma sai, con la qualità del lavoro, perché il nostro paese è un paese pieno di talenti senza carriere e di carriere senza talenti. Le tangenti non sono state il danno maggiore per l'Italia. La porcheria in Italia è la raccomandazione e il nepotismo. Cioè la qualità del lavoro deve stare al primo posto, la quarta generazione deve difendere la qualità della sua prestazione, se no siamo fregati. Ecco, lei una volta ha detto: un bravo conduttore di talk show deve essere come una spugna. Sì. Che intendeva dire? Intendevo che bisogna assorbire anche gli insulti, i momenti difficili della trasmissione, e bisogna soprattutto considerare la trasmissione un fatto tecnico. Non mi interessa a me la simpatia che un ospite può avere per me o meno, mi interessa il risultato che devo dare al telespettatore a casa. Con il programma Napoli Capitale, sì, lei ha fatto un talk show politico, ne sì, parlavamo certo, poc'anzi, senza preoccuparsi di essere troppo sopra le parti. Sì. Cosa risponde quando l'accusano, quando l'hanno accusato di non fazioso, ma populista, demagogico? No, non mi hanno accusato di questo, hanno capito che io avevo uno spessore politico e stavo diventando pericoloso, perché che se ne dica, oggi come oggi, se io faccio un movimento d'opinione, sposto tranquillamente 1,5 milioni, 2 milioni di voti, e loro signori hanno paura di questo. Lei dice? Sì. Quindi... non ho il compito di spiegare, io mi sono dato solo un compito, di spiegare la politica al cittadino italiano, perché a mio parere il cittadino italiano è stato sempre criticato e fregato dalla politica. In una vera democrazia, e in questa trasmissione ricordo che ci fu una definizione di democrazia da parte di un filosofo che condividevo, appieno, io dico che noi viviamo in una democrazia part-time. L'informatore ha il dovere di dare al cittadino le coordinate di informazione su una notizia, tante tali da permettere al cittadino di difendersi dai soprusi. Noi dobbiamo tutelare i cittadini. Tu che fai televisione, io che faccio televisione, dobbiamo tutelare. Invece si tutela soltanto il potere, e il potere non è alcolico. Sempre. Però non è sempre. Alcolico. Il potere è sempre diabolico. Però non è sempre no, così. No, no, sempre sono quelli buoni, mi fai elenco? Ci si accontenta. Una sola figlia aveva avuto nella vita, sì, una volta papà soltanto. Sì, perché sono stato sposato 10 giorni. Però dalla donna che è stata con me 10 giorni ho ricevuto in clinica
non dico il complimento, ma la frase che umanamente ti scalda il cuore anche se hai freddo e sei solo. Mi ha detto, prendendomi la mano, Gianfra, non me puoi lasciare due volte nella vita. Andrà tra 100 anni all'inferno, in paradiso o in purgatorio, Funari? Che pensa? Come si è comportato sinora? Una grossa personalità della Chiesa che non posso dire come e non posso dire chi è. In una famosa colazione, per colazione intendo cappuccino, pane e marmellata, mi disse, sono un grande peccatore, gli dissi, sono convinto che andrò all'inferno, e lui mi rispose, no, c'ho 80 anni, le vede queste mani? Sono 10 dita, sono più che sufficienti per fare il numero, elencare il numero delle persone che hanno amato veramente il loro prossimo. Lei è un uomo che ha amato il suo prossimo, e il Padre Eterno, per uomini come lei, hanno molta comprensione.